Il ragazzo dalla vistosa sciarpa rossa si trova accanto all'uomo anziano col sacchetto nero. Berlusconi, si avvicina a questo ragazzo dopo aver preso il sacchetto nero e gli stringe la mano. La cosa strana è che dopo aver rilasciato la mano, Berlusconi si trova in mano un bigliettino, lo legge velocemente, si gira e fa il segnale, o il segno, o il gesto della gomitata. Dopo la gomitata, come sappiamo, trascorsi circa 20-25 secondi, ci sarà il lancio dell'oggetto da parte di Massimo D'Artaglia. Esaminiamo nel dettaglio questo gesto del porgere la mano di Berlusconi, stringere la mano e ritrovarsi nella sua mano questo bigliettino. È strano perché nel momento in cui Berlusconi stringe la mano, il gesto appare del tutto naturale, così come ripetuto in decine di altre occasioni. La cosa anomala è che dopo avere stretto la mano, per qualche secondo o frazione di secondo, le due mani indugiano un attimo e come se all'interno del palmo della mano Berlusconi del ragazzo, Berlusconi sapesse che ci poteva essere un biglietto che di fatto viene fatto scivolare nella mano di Berlusconi, il quale non si meraviglia del biglietto, lo apre, lo legge e immediatamente fa la gomitata. Come può essere interpretato questo, diciamo, brevissimo gesto? In maniera naturale? Non credo. L'unica spiegazione logica che io do a questo fatto è che Berlusconi sapesse che il ragazzo della sciarpa rossa rappresentava visivamente il segnale del luogo dell'aggressione che di lì a poco sarebbe avvenuta, gli ha stretto la mano e il biglietto del ragazzo che ha sostanzialmente passato in maniera quasi occulta all'interno della mano di Berlusconi, contenesse scritta una parola d'ordine di conferma che quello era il luogo e il momento del lancio. Difatti, la gomitata, che potrebbe sembrare presa a sé stante, diciamo, incomprensibile, fatta da Berlusconi che stacca con lo sguardo dai suoi sostenitori, si gira alla sua destra quasi a fissare qualcuno e fa la gomitata, è la conseguenza del segnale costituito dal ragazzo della sciarpa rossa e dalla parola d'ordine scritta nel biglietto. È una ipotesi, ma è l'unica che verosimilmente possa giustificare questa sequenza di rapidissimi e quasi impercettibili gesti che solo grazie ai video che circolano su YouTube è stato possibile, diciamo, osservare ed esaminare nel dettaglio. Questo secondo episodio, diciamo, unito a quello già descritto del sacchetto nero, rappresenta, il secondo elemento di dubbio, di stranezza di questa aggressione, cioè la prova che da parte di Berlusconi e del suo entourage questi due fatti, sacchetto nero, ragazzo con la sciarpa rossa e bigliettino, fossero stati già pianificati.